Chiaramente, al di là di quello che è lo spunto narrativo, per cui parte è una scusa per sondare un po' quello che è la reazione umana, bla bla, nei confronti di eventi improvvisi, catastrofici, ma anche se pensiamo ai semplici meccanismi di reazione che abbiamo nella vita quotidiana, in ambito lavorativo, quanto siamo capaci di scannare il prossimo per una sciocchezza che in quel momento ci sembra così fondamentale, no? Al di là di quello, ovviamente mi sono scientificamente documentato per quanto possibile su un fenomeno del genere. E in letteratura non ho trovato nulla scientifico perché nessuno mi è venuto in mente in ambito scientifico di sviluppare un'ipotesi così balzana, perché se tutti quanti puntano sul fatto che d'accordo il Sole si spegnerà, ci vorranno quel tot di miliardi di anni, il percorso sarà ovviamente molto lento, però era una curiosità scientifica anche dire ma se si spegne improvvisamente il Sole, cosa succede? Beh, mi sono rivolto da diversi pensatori, scienziati, ricercatori, la maggior parte dei quali ha deciso di non affrontare il problema perché era troppo complesso, no? E finché ho trovato due astronomi di Trieste, della SISA, uno proprio del centro di astrofisica, di cui faceva parte la Fumat Grytac, che adesso col senno di poi, per chiaramente interesse personale, mi dispiace non essermi rivolto prima, perché lei si sarebbe divertita un sacco, secondo me, a pensare a una cosa del genere, e sicuramente nel romanzo l'avevo scritto con una postfazione di Margherita che avrebbe lanciato questo romanzo nell'Olimpo direttamente.